Amici di Skipper Vela e dintorni, ben ritrovati. Questa settimana saremo ancora una volta alla Spezia per seguire il secondo appuntamento del campionato di primavera, organizzato dal Comitato dei Circoli Velici del Golfo dei Poeti. Due giorni di regate, ma con una novità. Questa mattina saliremo a bordo di Magica, dell'armatore 8 Carati. Così vivremo la regata on board. Domani, domenica, saremo sul gommone. Dopo l'ultimo weekend molto tumultuoso per le condizioni avverse, se ricordate, 38 nodi di vento e mare mosso che ha causato molte rotture di rande. Fatta questa premessa, andiamo in mare per vedere la regata della prima giornata. Io vi lascio e ci risentiamo più tardi. Come vedete ho lacerata e anche io vado in mare. Ciao! Channel continua a seguire il campionato di primavera organizzato dal Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia. Sono in mare oltre 50 imbarcazioni per la classe IRC e ORC.
visto che mancano pochi minuti, possiamo fare giusto un paio di osservazioni su questa regata che sta per partire? Mi sembra una giornata ideale, c'è un vento sui 10-15 nodi, per cui è perfetto, non c'è onda, ci sono tante barche, tante partenze, dobbiamo concentrarci anche sul percorso e poi partiamo. Sono buone condizioni per questa barca? Beh, condizioni per questa barca sì, dipende poi se sono le buone condizioni per l'equipaggio e speriamo di fare una buona figura. Benissimo, buon vento. Grazie. Tornando alla regata classe libera, dopo una partenza data con vento di circa 4 nodi, dopo poco un calo vertiginoso della pressione obbligava il comitato di regata ad annullare la prova. Fortunatamente noi siamo imbarcati sulla mitica barca magica 8 carati, dove la nostra amica Emanuela ha fatto alcune interviste all'equipaggio, ma sentiamoli. Le regate della terza giornata del campionato di primavera del Golfo della Spezia è stata annullata per mancanza di vento. Siamo ancora qui sul campo di regata e abbiamo un partecipante a cui poter fare qualche domanda. Quindi oggi nessuna regata, ma domani prevedete qualche previsione migliore? Ci sarà un meteo più favorevole? Domani dovrebbe essere meglio, dicono che c'è un po' più vento, qua purtroppo capita. Peccato che eravamo partiti bene, era un inizio buono, sembrava promettente, poi purtroppo è stata annullata. Speriamo, domani dovrebbe essere una giornata apparentemente migliore di oggi.
Ecco, raccontaci di questo gruppo di amici con cui avete stabilito questa consuetudine di regate con questa imbarcazione 40.7. È un gruppo di, ormai siamo amici e compagni di regata da, penso, da 7 anni più o meno. Abbiamo cominciato con, facendo dei corsi di regata, con, partecipando a regata con una barca, prendendo una quota di un corso regate, e poi dopo qualche anno siamo diventati armatori della barca con cui abbiamo sempre fatto le regate, quindi insomma siamo diventati noi proprietari, quindi sulle nostre spalle anche i costi di gestire la barca, di gestire le regate, quindi le iscrizioni e tutto, però devo dire che è molto, molto bello. Siamo affiatati, è un gruppo che è unito da tanti anni, sempre più o meno gli stessi amici, è molto bello. Benissimo, allora buon vento per domani, grazie. Grazie. Due chiacchiere con un componente femminile di questo equipaggio. Ciao Alessandra, raccontaci di questa tua esperienza di regata. Ciao Emanuela, che dire, essere in mare è sempre una grande emozione, la regata è sempre elettrizzante anche quando purtroppo come oggi riserva delle pause un po' lunghe che ahimè poi declinano in una fine senza compimento. Speriamo sia meglio domani di fare la regata fino in fondo, e comunque insomma alla fine è sempre una giornata ben spesa in mezzo al mare, col vento, in compagnia dei compagni di regata. Qual è il tuo ruolo in regata? Il mio ruolo è tailor. Grazie mille, buon vento. Grazie a te, ciao. Altrettanto a te. Ciao Emanuela. Voi siete un gruppo di amici che fanno regate da diversi anni. Raccontaci la storia. La storia è che noi abbiamo iniziato molto tardi ad avvicinarci alla vela regatistica. Siamo più che altro crocieristi. Abbiamo cominciato a fare qualche regata fra di noi. Erano veramente più corsi regate che regate. E dopodiché abbiamo capito che nessuno mai ci avrebbe voluto su una barca da regata, visto le nostre caratteristiche e competenze tecniche e veliche, e quindi l'unica possibilità che avevamo per regatare era quella di acquistarci insieme una barca. E quindi abbiamo deciso di acquistare questa imbarcazione in 8, perché questa barca prevede 8 membri d'equipaggio, ognuno si è comprato un ruolo, e questo dovrebbe costringerci più o meno da un lato a essere presenti in ogni regata e dall'altro avere la possibilità di regatare, perché altrimenti non so come avremmo fatto. Detto ciò, mi fa piacere che per una volta vengano intervistati quelli che arrivano dalla metà in giù della classifica, anche perché le regate possono essere svolte e hanno una partecipazione, anche perché ci sono quelli che arrivano oltre la metà classifica, altrimenti sarebbero solo 4-5 barche. Ma crediamo tutti insieme che questo sia anche lo spirito della vela, proprio di partecipazione. Il nostro obiettivo non è mai la posizione, ma è la distanza dal primo. Quindi noi a fine regata vediamo a quanto siamo arrivati dal primo e capiamo se siamo andati bene o male. Al di là di questo, il fatto di essere 8 amici veramente anche al di fuori della vela ci permette anche di divertirci e di prenderla con filosofia dopo delle grandi arrabbiature durante la regata, però poi al termine della regata ci divertiamo, passiamo delle serate molto divertenti e simpatiche fra di noi, quindi questo è il nostro spirito per cui, con il quale regatiamo. Mi sembra che le regate di questo campionato siano andate meglio per voi rispetto ad altri eventi. Ma adesso bisogna vedere, perché oggi sono stato sospeso, ma c'è ancora un'altra. Diciamo che le prime due giornate c'è stato molto vento e quindi erano più regate di sopravvivenza che non tecniche, e probabilmente lì c'è stata la possibilità di fare più i crocieristi che non i regattanti puri. Grazie. Oggi assisteremo ad un'altra giornata di grande vela, oltre 70 barche di due classi, IRC e ORC. Immancabile Orbit di Umberto Franchi, Valhalla di Marco Bruna, Magica di Otto Carati e, per non parlare di Fantaghirò di Carlo Andrea Simonelli, infine Stella di Fava.
tutte bellissime barche che le vede protagoniste di una stagione molto piena. Weekend di vela ma molto sofferto per le condizioni meteo che non aiutano l'organizzazione. Come vedete siamo sul campo di regata ma manca la cosa principale, il vento. Il comitato di regata sta lavorando per trovare le condizioni ottimali per dare inizio alla regata. Tutti i migliori sono schierati, Fantaghirò, Orbit, Valhalla, Kestress. Insomma siamo tutti in attesa che Eolo ci dia una mano. Come vedete, in campo di regata vediamo un nutrito numero di imbarcazioni. Più piccole sono la classe S850 e Logstem monotipi poco conosciute, poiché sono barche che regattano su laghi in Svizzera. Come dicevo, 26 barche, tutte svizzere ad eccezione di una tedesca e una italiana, dell'armatore Luca Terzago. 3 giorni di regata, ma sempre con poco vento. Questo campionato internazionale è stato voluto tenacemente da Luca proprio per il bellissimo campo di regata e il contorno paesaggistico che ha catturato il parere favorevole di tutti gli equipaggi. Al termine delle 3 giornate la premiazione sulla terrazza del circolo Erix di Lerici. Alla presenza del sindaco Leonardo Paoletti che ha ringraziato i partecipanti. I regattanti in risposta hanno detto e confermato che il prossimo anno torneranno. A conclusione di questo weekend di vela, vi lascio al prossimo video una sintesi stupenda della prima Cup di Monte Carlo.